Castellammare, una famiglia esemplare. Il padre è un armatore, un uomo saggio e di gran cuore. Aveva cinque figli e molti affanni. Il figlio grande aveva sette anni. Loreto si chiamava e la Madonna lo proteggeva. Vide un giorno a Castel Petroso la Madonna più bella del sole. Gesù morto era ai suoi piedi, ma lei gli sorrise e lo benedì. Riuniti come ogni sera nella più ardente preghiera, perché i suoi figli adorati la buona sorte li avesse aiutati. Loreto che pregava con amore, la Madonnina bella più del sole, con la speranza in cuore diceva: Madonna, non ci abbandonare. Come sempre a Castel Petroso, la Madonna più bella del sole, a Loreto con dolce sorriso tendeva le braccia con tenero amor. Lo zio Don Raffaele, un sacerdote zelante, vinto dall'emozione, volle un racconto sull'apparizione. E fu così che il buon Don Raffaele fondò la pia casa salesiana. Strinse Loreto al cuore mostrandogli fiero le vie del Signore. Vide un giorno a Castel Petroso la Madonna più bella del sole. Gesù morto era ai suoi piedi, ma lei gli sorrise e lo benedì. Ma lei gli sorrise e lo benedì. Loreto già fatto grande vagò in terra straniera, accanto agli emigranti la sua parola fu calda e sincera. Li riportò con l'anima e col cuore alla dolcezza d'ogni casolare, pregando la Madonna regina del mondo, regina d'amor. Vide un giorno a Castel Petroso la Madonna più bella del sole. Gesù morto era ai suoi piedi, ma lei gli sorrise e lo benedì. La guerra lo vide al fronte e fu soldato di Cristo. Accanto ad ogni fante, sotto la pioggia e il sole cocente, si prodigò con grande abnegazione, fu decorato per il suo valore, ma cadde eroicamente volando nel cielo incontro al Signor. Come sempre a Castel Petroso, la Madonna più bella del sole, a Loreto con dolce sorriso tendeva le braccia con tenero amor. Don Giacomo Bellia fu il primo miracolato,
Ando a Castel Petroso con vera fede prego e fu guarito. Commosso della grazia ricevuta, fondo il santuario della dolorata. Lo benedì dal cielo la sua Madonna più bella del sole. Vide un giorno a Castel Petroso la Madonna più bella del sole. Gesù morto era ai suoi piedi, ma lei gli sorrise e lo benedì. Ma lei gli sorrise e lo benedì.